Google ha da poco introdotto sui suoi Google Home una nuova funzione di interprete. In pratica, ora puoi usare Google Home come un interprete che traduce in tempo reale quello che viene detto da una persona. Quindi, se ti trovi in presenza di qualcuno che non parla la tua lingua, puoi chiedere a Google Home di fare da interprete, così mentre tu parli nella tua lingua, Google lo traduce nella lingua dell'altra persona e viceversa. Il bello di questa funzione è che può essere utilizzata in diversi contesti, quindi non solo quando si parla con una persona, ma potrebbe essere utilizzata ad esempio per tradurre in tempo reale quello che uno sta guardando sulla televisione, quando non sono presenti per esempio i sottotitoli. Oppure potrebbe essere utilizzata per fare una traduzione veloce di una lezione che è stata presa durante un convegno dove l'interlocutore, cioè dove la persona che teneva questa lezione, parlava non nella nostra lingua. Ora, questa nuova funzione è stata introdotta sui nuovi Google Home. La cosa bella sarebbe poterla utilizzare su un display intelligente come per esempio il Google Home Hub, device che purtroppo da noi ancora non è stato rilasciato ufficialmente, ma che mi sono procurato comprandolo online. Purtroppo il Google Home Hub per adesso funziona solo in inglese, però questa nuova funzione di traduzione può essere utilizzata comunque anche in italiano. Come? Sarà sufficiente chiedere a Google di fare da interprete nella lingua italiana. Una volta che questa funzione viene avviata su questo display intelligente, poi si potrà parlare sia in italiano che in inglese e lui provvederà alla traduzione istantanea. Vediamo per esempio come si può fare. Ehi Google, help me to speak Italian. Okay, go ahead. Ciao, come ti trovi oggi? Hi, how are you today? Sai indicarmi la strada per raggiungere la stazione? He can show me the way to reach the station. What's the weather like? Che tempo fa? Ok, Google, stop. Sure, I'll stop translating. Come ho mostrato, quando viene avviata l'interprete, quindi la trascrizione in tempo reale, automaticamente Google riconosce se stai parlando in italiano o se stai parlando nell'altra lingua. Quindi in questo caso il display è settato sulla lingua inglese, quindi quando tu gli chiedi di fare da traduttore, gli dovrai chiedere la lingua italiana. E in questo modo potrai fare un interprete tra chi parla inglese e tra chi parla italiano, ma potresti anche utilizzare un'altra lingua, per esempio potresti utilizzare il francese o altre lingue. È davvero una figata, soprattutto quando tu devi avere una traduzione immediata di qualcosa che magari hai registrato in inglese, quindi in quello potrebbe essere molto utile, così come potrebbe essere utile ad esempio ad un esaminatore che si trova a dover parlare con qualcuno che magari non parla la propria lingua, quindi che ne so, io sono un professore in inglese e viene da me a fare l'interrogazione a un ragazzo che parla solo italiano e allora ho difficoltà a parlarci, oppure potrebbe essere utilizzato per esempio in un negozio quando arrivano dei clienti che non parlano la lingua del negoziante, allora con uno strumento del genere diventa molto più facile, no? Interagire con persone che non sono della propria lingua e senza dover indossare cuffie, senza dover utilizzare altri strumenti complicati, senza dover avere tra le mani un traduttore. È sicuramente molto più semplice, molto più funzionale, molto più immediato rispetto ad una qualsiasi applicazione di traduzione. Una funzione davvero molto utile che in un futuro ci permetterà di fare a meno dei traduttori, anche se c'è il lato inverso della medaglia, che è quello che tutta questa intelligenza artificiale che ci rende la vita molto più semplice ci
ci rende molto più pigri. Quindi se noi facciamo fare tutto ad un'intelligenza artificiale, poi non sforzeremo la nostra mente per imparare a fare le cose, quindi non ci impegneremo ad imparare una lingua perché avremo la certezza che ci sarà un dispositivo come un display intelligente che lo farà per noi. E quindi sono i pro e i contro di tutto quello che il futuro ha da offrirci. Quindi utilizziamo questi strumenti, ma mi raccomando, cerchiamo di essere anche attivi in quello che facciamo e non schiavi della tecnologia, perché la tecnologia ci offre tantissime opportunità, ci può migliorare la vita, però se si fa un uso eccessivo della tecnologia potrebbe invece impedirci di vivere la nostra vita reale e quindi toccare le cose con mano, quindi tutto quello che tutto preso con la giusta quantità è una cosa positiva. L'eccesso può portare sempre invece a qualcosa di negativo.